Eccoci col secondo telefono chiamato Xperia U. Subito capiamo il perché di questo nome, U come tu, come personalizzazione di questo telefono molto importante, perché aggiunge una nuova dimensione di personalizzazione che è la luce. Infatti questa banda trasparente non solo appunto è trasparente come negli altri telefoni dell'Xperia Next Generation che avete visto, ma ha anche un ruolo molto interessante. Ovvero cambia colore a seconda dell'immagine prevalente sullo schermo. In questo caso possiamo farlo vedere, il colore giallo è prevalente, cambia in giallo, azzurro più scuro, viola, verde. Quindi cambia a seconda dell'immagine prevalente, siano esse immagini o anche le copertine degli album musicali, ma anche ogni colore può essere associato a un contatto, a una chiamata in arrivo. Quindi aggiunge, diciamo, una nuova dimensione di personalizzazione a questi telefoni. Inoltre ha anche la parte sottostante, adesso questo non vorrei disfarlo, però che si può cambiare e arrivano già in confezione due cap diversi, qua c'è il nero, ci posso mettere un rosa e il mio telefono cambia completamente. Quindi U come personalizzazione, ma anche un telefono che ha una fotocamera da 5 megapixel, ha una camera frontale anche in questo caso per le video chat, ha uno schermo da 3.5 pollici, sempre motorizzato, diciamo così, dal mobile Bravia Engine, che quindi rende i contrasti, vedete anche sullo schermo, una gestione dei colori e della luminosità ottimale, quindi ben si presta a un target più giovane che vuole comunque avere un telefono da una dimensione abbastanza contenuta rispetto a altri schermi che oggi ci sono in commercio, e ad avere qualcosa in più, questa dimensione effettivamente della luce che nessun altro ha.